Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca. Ragazzi, oggi andiamo a fare un bellissimo unboxing di questi quattro prodotti davvero interessanti collegati alla playlist Il PC di Pringy Luca. E ve la lascio qui in alto nelle schede. Siamo già al terzo episodio. Vedo che vi sta piacendo, sto ricevendo tantissime visualizzazioni e anche tantissimi like, ovviamente basandomi sul mio standard. Insomma ragazzi, io direi di andare a fare velocemente l'unboxing e andarli anche a fare magari una velocissima prova di qualcuno di essi. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito dopo la sigla. Eccoci qui ragazzi, spero che la nuovissima intro vi sia piaciuta e sia stata di vostro gradimento. Io ne vado veramente fiero e spero che voi mi lasciate un bel feedback, magari con un bel like o addirittura con un bel commento qui sotto. Insomma ragazzi, però noi adesso andiamo a spacchettare questi quattro prodotti e partiamo con il più piccolo. Questo è un adattatore Bluetooth, magari vi metterò qualche immagine in sovraimpressione. Adattatore Bluetooth per il mio nuovissimo computer. Come vi dicevo, questo unboxing è dedicato prettamente per il mio nuovo computer. E qui troviamo prima di tutto manuale di istruzione, dischetto per andare ad installare i driver che noi andremo a scaricare da internet o magari non ce ne sarà bisogno, e l'adattatore USB. Insomma ragazzi, questo adattatore spero che riesca a risolvere i miei problemi di Bluetooth, perché la mia scheda madre non ha Bluetooth e soprattutto mi servirà per l'Hackintosh. Quindi lo andremo a testare, andremo a vedere come funziona per l'Hackintosh, se funziona bene il raggio di portata dell'adattatore Bluetooth. E insomma, se volete un video dedicato, magari vedere se funziona con Hackintosh, se funziona con tutti i dispositivi, se riesco ad avere un'ampia portata, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Adesso passiamo al secondo prodotto e vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link per ogni singolo di questi prodotti, e se acquisterete tramite il link che trovate qui sotto supporterete il canale e vi porterò altri accessori e altre recensioni sempre qui sul mio canale. Passiamo adesso al secondo prodotto, come vi dicevo poco fa, e questo è un Nacon PS4 controller compact. Insomma ragazzi, è veramente figo, mi è piaciuto tanto, è un po' caff, insomma potevo sceglierlo di altre colorazioni ma non erano al momento disponibili. Andiamo a fare velocemente l'unboxing, come potete vedere, ed eccolo qui, lo tiriamo fuori molto lentamente. Oh, eccolo qui, ed è veramente figo ragazzi, tutto in trasparenza, mi è piaciuto veramente tantissimo, con il cavo bello bello lungo, il gamepad tutto trasparente con layout per PS4, quindi un layout non davvero giocatore ma mi basta per quello che devo fare, veramente ci gioco pochissimo con il controller, quindi assolutamente un prodottino consigliato ad un prezzo veramente abbordabile. Io non ho voluto prendere controller Bluetooth o altre cose del genere perché assolutamente non necessitavo di un qualcosa senza fili, io lo utilizzo come vi dicevo veramente di rado il controller, ma questo è un controller veramente carino, il feed di risposta dei pad eccetera mi sembra abbastanza buono. Magari se vi interessa vi porterò una recensione qui sul mio canale, fatemelo sapere sempre qui sotto nei commenti. Ma adesso vado a collegarlo velocemente al mio computer e vediamo la sua illuminazione LED. Veramente figo ragazzi, fa tantissima luce, ma adesso direi di togliere questo bellissimo gamepad, che inoltre all'interno ci danno anche questo bellissimi adesivi da poter applicare sul nostro computer. Io non lo farò mai perché odio gli adesivi così applicati senza un senso. Andiamo a rimuovere anche questo scatolo qui di mezzo e passiamo a un altro prodottino. Scegliete voi, tastiera o mouse. Immagino che la maggior parte di voi ha scelto la tastiera, quindi andiamo ad unboxarla immediatamente. È una Drevo Calibur. Drevo Calibur che ragazzi mi piace tantissimo, avevo la necessità di avere una tastiera senza fili perché sapete io quanto odio i fili, e per quanto riguarda dispositivi che devono rimanere fissi sulla mia scrivania ho deciso di prendere tutto wireless, a parte il gamepad che prenderò solo in caso di necessità. Intanto possiamo andare ad aprire lo scatolo e vediamo immediatamente che abbiamo una piccolissima tasca con
questo bellissimo manuale di istruzioni, anzi sono più di uno, anche qui abbiamo degli adesivi che sono veramente fighi, un sacco di bigliettini, insomma ragazzi, veramente carta straccia che al momento non ci serve. Poi qui abbiamo Drive the Evolution, veramente una scritta figa, nero lucido su nero opaco, che mi piace tantissimo. E passiamo subito al cavo. Cavo che è intrecciato, credo di 2 metri, micro USB, mi piace tantissimo, ha veramente un design molto curato, mi sembra abbastanza figo, magari lo proveremo anche in altre occasioni e non solo per la tastiera. E poi qui abbiamo la classica molla per andare a rimuovere gli switch, no, i tasti, non gli switch. Questa qui mi sembra abbastanza carina e veramente figa anche dal punto di vista estetico, anche con queste due molle alle spalle mi sembra molto carina e veramente curato. Passiamo adesso al prodotto principale, che è la tastiera. Andiamo a tirare fuori immediatamente, andiamo a rimuovere i due gommini e andiamo ad aprirla. Eccola qui, wow ragazzi, che figa, sentite un po'? Si sente la tastiera meccanica. Questa è una Switch Brown, se non erro, non ricordo adesso, magari vi ripeto che vi lascio il link qui sotto in descrizione. Sì, è una Switch Brown che mi piace tantissimo ragazzi, ha la possibilità di essere retroilluminata, ha la possibilità di connettere 3 dispositivi contemporaneamente, oltretutto hanno rimosso la pila dei tasti funzione aggiungendoli al di sotto della numerazione, quindi veramente una cosa fighissima. Ha la possibilità di alzarla un pochettino come io sono abituato ad utilizzarla e mi piace veramente tantissimo. È compatibile sia con macOS che con Hackintosh, e dato che io ho un dual boot con Windows e macOS potrò tranquillamente utilizzarla con entrambi i dispositivi. Veramente figa ragazzi, mi piace tantissimo. Di questa sicuramente vi porterò una recensione qui sul canale, non so quando, perché proprio in settimana è in arrivo l'iPhone XS Max e ve lo porterò immediatamente sul canale. Ma adesso andiamo a rimuovere anche questa scatola di mezzo con tutti i suoi accessori, dopo lo andrò a montare, magari vi lascerò qualche clip o magari ve l'ho lasciata all'inizio di come sta sulla mia scrivania tutto ciò. Andiamo a rimuovere questo e passiamo immediatamente all'ultimo prodottino. So che voi avevate scelto il mouse per ultimo, non è vero, probabilmente avevate scelto la tastiera per ultima, ma questo è un Logitech G602. G602 che non è l'ultimissimo modello, non avevo assolutamente la necessità di avere l'ultimissimo modello, ma mi piace un casino. Veramente figo ragazzi questo joystick, andiamo a rimuovere tutto quello che c'è all'interno della confezione e come potete vedere qui abbiamo il joystick. Wow, è veramente figo ragazzi, sotto il punto di vista estetico mi piace tantissimo, è vero, non è il classico joystick da lavoro come l'MX Master, ma dato che io utilizzo sia Windows per giocare praticamente a Fortnite, Call of Duty e altri giochi del genere, ma anche un macOS per andare a montare ed editare video, ho cercato un ibrido che mi desse la possibilità di giocare e di lavorare allo stesso tempo. Questo mi sembrava la soluzione più adatta anche al prezzo, in base al prezzo che io volevo spendere, e insomma ragazzi, veramente figo, mi piace tantissimo, con tanti tasti personalizzabili e configurabili, veramente figo ragazzi. Magari vi porterò una recensione anche di questo qui sul canale, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Andiamo adesso a rimuovere tutto ciò per passare alla conclusione. Oh, ecco qui. Ed eccoci qui ragazzi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se non l'avete ancora fatto, seguitemi soprattutto su Instagram, dove appena mi arriverà il nuovissimo iPhone XS Max comincerò a pubblicare e a spammare tantissime fotografie e magari anche qualche mini video. Insomma ragazzi, io non faccio altro che salutarvi e dirvi che noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.